La poliomielite è una grave malattia infettiva a carico del sistema nervoso centrale, potenzialmente fatale, che colpisce bambini di età inferiore ai 5 anni. Provocata dal poliovirus, nei casi più gravi può indurre la paralisi del soggetto colpito e se coinvolge i muscoli respiratori può anche portare alla morte. Non ci sono cure se non trattamenti sintomatici che possono solo in parte minimizzare gli effetti della malattia. Si può solo combatterla tramite piani vaccinali e programmi di sorveglianza nazionali e internazionali. Registrata per la prima volta in Europa e negli Stati Uniti nel corso del XIX secolo, in Italia ha registrato 8.000 casi nel 1958. Nel nostro paese la vaccinazione è obbligatoria dal 1966 e l'ultimo caso endemico risale al 1982. Solo nel 2002 la regione europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata definita completamente polio free e appena 3 anni fa l'OMS ha dichiarato l'eradicazione della poliomielite di tipo selvatico in Africa. Il virus risulta ancora endemico in Pakistan e Afghanistan e recentemente si sono registrati alcuni casi in Palestina e Ucraina. Dal 1988 l'OMS ha avviato l'iniziativa globale per l'eradicazione della polio. Inserendosi in questa iniziativa, il Rotary International ha avviato proprio in quell'anno un'intensa campagna di sensibilizzazione e vaccinazione, oltre ad aver istituito il World Polio Day, che si celebra ogni anno il 24 ottobre, data scelta in onore della nascita di Jonas Salk, lo scienziato statunitense che nel 1955 sviluppò il primo vaccino antipolio, seguito poi nel 1961 dal ricercatore polacco Albert Sabin, che realizzò il vaccino orale antipolio. Attraverso donazioni provenienti da tutto il mondo, finanziamenti da vari enti e fondazioni, sovvenzioni della Fondazione Rotary e un'intensa campagna pubblicitaria, si è giunti al risultato di aver ridotto il virus del 99%. Il Rotary e la Bill and Melinda Gates Foundation hanno esteso la loro partnership durante l'importante fase finale dell'iniziativa globale per l'eradicazione della polio. Dal 2013 ogni dollaro impegnato dal Rotary per eliminare la polio sarà triplicato in zone che presentano particolari criticità grazie al contributo della fondazione. Il World Polio Day, momento per ricordarci che la battaglia per l'eradicazione della polio non è ancora finita e non si può quindi abbassare la guardia, verrà celebrato anche dai Club Rotary Salernitani. Le iniziative nella nostra città sono state presentate stamani, 21 ottobre, durante una conferenza stampa tenutasi nella sala del Gonfalone di Palazzo di Città, alla presenza dei presidenti dei vari club salernitani, del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e del consigliere regionale Franco Picarone. Il 24 ottobre noi la celebriamo con questo evento di oggi e soprattutto con una conferenza che terremo stasera al Circolo Pannottieri, organizzata dal Rotary Club Salerno. Noi l'anticipiamo, la manifestazione del 24 ad oggi, proprio perché stasera abbiamo un importante relatore che ci verrà a parlare dalla Rotary International sull'endopolio e abbiamo deciso di, chiedendo l'autorizzazione al sindaco, insomma, di anticipare di qualche giorno. Caliamo un telo realizzato da tutti e quattro i club cittadini, abbiamo messo la prima volta nel 2020, che celebra l'Endopolio Now. Nel 2020 siamo stati accostati come città di Salerno a Sydney, New York, Francoforte, Berlino e Parigi, perché tutte avevamo illuminato un edificio monumentale della città con la scritta Endopolio Now.